Ribadisco ciò che ho già detto il 20 febbraio 2020 sul caso Gregoretti. I motivi di sicurezza nazionale che possono giustificare la violazione della legge devono comportare reale e attuale pericolo all'integrità dello Stato, alla vita e all'incolumità delle persone, ai diritti costituzionali, cioè veri e propri stati di necessità che francamente non vedo. Quindi io penso, per queste ragioni, proprio perché non faccio il giudice, penso che il collega Salvini avrà, come tutti i cittadini italiani, tutte le possibilità di difendersi nel processo. Farà lì le chiamate di correo, non le farà, dipende dalla strategia difensiva. Mi si dice, ma durerà a lungo. Eh sì, durano a lungo anche per milioni di cittadini italiani, troppo a lungo. E per questo, per la terza volta, io voterò contro la proposta di negare l'autorizzazione al giudizio nei confronti del senatore Salvini. Lei avrà un'ottima difesa, ne sono convinta. Avrà tutte le possibilità per difendersi, ma non è per questo che si deve... Lei stesso ha detto processatemi subito perché così processate il popolo italiano. Insomma, come megalomania non è male. Lei non è il popolo italiano. Lei oggi in questa sede è un senatore che a mio avviso deve rispondere dell'esercizio nelle sue funzioni da ministro e ne avrà tutte le possibilità.